sarà Porta Santo Spirito, proprio il quartiere che viene dal grande triplete del 2016 ad aprire la giostra dell'edizione 134 dedicata a Giuseppe Mancini, che si correrà sabato 17 marzo in notturna, a seguire poi Porta Crucifera, Porta del Foro e Porta Sant'Andrea. Con Carlo Farsetti, come, che ti pare di quest'ordine? Santo Spirito, è chiaro, aprire la piazza per loro, diciamo che è un gioco da ragazzi, no? A parte le battute, sono fortissimi, è chiaro che forzeranno subito e gli altri sono dietro. C'è da dire che eventuali spareggi magari è un vantaggio essere dietro. Sì. Poi, soprattutto poi per Sant'Andrea, appunto, il vantaggio di partire per ultimo, la per grande ultimo. Esperienza. I sì. due centrali, secondo e terzo, sono i due quartieri sui quali c'è più curiosità proprio per gli ultimi movimenti. Carboni Bravo. A Porta Crucifera e chiaramente le scelte di Porta del Foro di puntare su Parzi. Abbiamo un esordiente, Parzi, molto bravo, che ha dimostrato alla provaccia il fatto suo. Naturalmente, come dicevo prima, sono scelte di, sono due situazioni diverse, Porta del Foro e Porta Crucifera. Porta del Foro è studiata per bene, ci hanno pensato l'anno scorso, mentre invece Porta Crucifera è stata una cosa dell'ultimo minuto, quindi non lo so, è chiaro, possono far bene anche loro, ci mancherebbe, però diciamo che qualcosa è stato sbagliato nell'inverno, dai, nelle scelte. Bene, ne parleremo ogni sera in seconda serata con Dentro la Giostra, seguiremo ogni serata di prove. A tutti voi, buona serata.